ora di questa mostra è quello che sento fortemente, appunto quello che abbiamo dentro al posto di quello che appare e quello che poi rimane, diciamo, a quelli che verranno, quello che è rimasto in noi di quelli che sono stati in fondo. Questo in particolare del rogo era appunto oggi come tanti anni fa, come sempre c'è chi cerca di sopprimere le idee degli altri, il pensiero, la ricerca, e però diciamo attraverso questo atto simbolico volevo appunto esprimere che nonostante l'uomo viene soppresso, la sua idea, quello che ha costruito, il suo pensiero probabilmente rimane nelle ceneri e altre persone lo possono cogliere.